Contiamo anche Riccardo Maggi, consigliere comunale al Comune di Roma, radicale, eletto nella lista civica per sindaco, per Marino Sindaco. Sì, siamo qui oggi, ancora oggi, come già nelle settimane scorse, insieme all'Associazione Coscioni, a Mina Welbico, presidente dell'associazione, a Matteo Mainardi, che è stato coordinatore dell'iniziativa per l'eutanasia legale, quindi l'iniziativa di proposta di legge popolare, c'è anche Marco Verduca, già senatore radicale, per chiedere il rispetto della legalità e della legalità costituzionale, cioè chiedere che non solo la legge di iniziativa popolare per l'eutanasia legale, per il testamento biologico sia calendarizzata e discussa, ma che su questa legge, su questa proposta, come su tutte le altre proposte di legge popolari che negli anni scorsi sono state depositate e non sono mai state discusse, ci sia finalmente l'attuazione del dettato costituzionale e ci sia in particolare il dibattito pubblico che evidentemente viene rimosso, perché l'effetto qual è? È proprio questo: grossi temi di interesse sociale, grossi temi che i cittadini italiani sentono come temi centrali, vengono di fatto espulsi dal dibattito politico per volontà delle forze politiche rappresentate in questo momento all'interno delle istituzioni. In fondo è la stessa cosa che accade, e abbiamo testimonianza diretta, in Consiglio Comunale sugli stessi temi, dove sono giacenti delle delibere di iniziativa popolare sul tema proprio del testamento biologico, in quel caso del registro dei testamenti biologici a livello comunale per l'istituzione appunto del registro o del registro delle unioni civili. Anche lì sono state depositate decine di migliaia di firme di cittadini romani per arrivare a porre al Consiglio Comunale queste questioni, eppure in violazione dello statuto, come avviene qui alla Camera dei Deputati, il Consiglio Comunale, che dovrebbe per statuto entro 6 mesi calendarizzare, discutere e votare, magari assumendosi la responsabilità di votare contro e di respingere queste proposte, di fatto non le calendarizza e quindi viola la legge e viola lo statuto. Grazie Riccardo Maggi.